Eccoci qua nuovamente con voi, buonasera, 23° appuntamento stagionale con Biancorossi. Il Termocalcio ha pareggiato nel pantano del Lungo Bisenzio contro il Prato per 0-0, non è stata una bella partita, parleremo anche di questo questa sera in Biancorossi, ma non solo perché abbiamo tanti argomenti, quindi questa sera veramente cercheremo di toccare vari argomenti, proprio i più attuali possibili, proprio in casa Termocalcio, ma anche nel mondo della Lega Pro. Innanzitutto, buonasera Martina, ben ritrovata. Ciao Andrea. Oggi tutta di rosso, anche se Sì, c'è anche un po' un di po' di nero che a me non nero. piace, accostato molto al rosso. Allora, vogliamo cominciare a Sì. ricordare intanto Il proprio il numero. modo per interagire con noi, i nostri Sì. SMS. Il numero a cui mandare i vostri SMS è il 340 11 80 370. Ricordo anche stavolta che non manderemo più di due SMS al numero e che non manderemo i messaggi offensivi. Vi ricordo anche l'altra modalità per interagire con noi, la pagina Facebook Biancorossi, eccola qui prontamente inquadrata dalla regia. Qui potrete lasciare i vostri messaggi, naturalmente li leggeremo nel corso di questa trasmissione quando arriveremo agli SMS e naturalmente proprio mettendo un mi piace su questa pagina resterete sempre aggiornati proprio sui contenuti della nostra trasmissione, della programmazione sportiva di Teleponte proprio legata al Teramo Calcio. Io direi di cominciare proprio a presentare gli ospiti. Perché questa è una puntata particolare. Parleremo del Teramo attuale, della prima squadra, della gara di Prato, ma parleremo anche di altro. Questa sera cercheremo anche di fare un focus approfondito proprio sul settore giovanile, sul mondo del settore giovanile, del Teramo Calcio, ma non solo. Insomma, cercheremo un po' di spaziare un po' almeno in alcune realtà proprio teramane. E abbiamo qui con noi tre ex giocatori del Teramo Calcio, tutti e tre cresciuti e nati calcisticamente nel settore giovanile del Teramo, quindi con loro parleremo anche delle loro esperienze, le prime esperienze calcistiche quando hanno cominciato proprio con il settore giovanile del Teramo Calcio. Il primo ospite è Massimo D'Aprile. Buonasera Massimo, Buonasera, ben buonasera. Verissimo. ritrovato. Già sei stato con noi qualche puntata fa, inizio andata. Ti ritrovassi tra l'altro mi sembra con Gabriele Motizzato, Come una no? Grande puntata compagnia, particolare, sì. grande compagnia. Accanto a Massimo D'Aprile, un altro ex giocatore del Teramo, anche lui cresciuto nel settore giovanile del Teramo Calcio, ha giocato in Serie C non solo a Teramo ma anche in altre piazze. Parlo di Fortunato Collevecchio, buonasera Ciao Fortunato, Andrea, ben buonasera, ritrovato. buonasera a tutti. Ciao. Poi accanto a Fortunato Collevecchio, altro giocatore proveniente e cresciuto nel settore giovanile, Teramano Doc, anche lui per diverse stagioni ha vestito la maglia proprio della prima squadra del Teramo Calcio, parlo di Andrea Natali. Buonasera a voi. Beh, insomma, un bel parterre per parlare anche di settore giovanile, del Teramo Calcio, voi che l'avete vissuto un po' a tutti i livelli, il Teramo Calcio, dalle categorie giovanili fino alla prima squadra. Io direi però in apertura, intanto eccolo Salutiamo qui, Marco il Pace. nostro Marco Pace, Oggi tocca a Massimo. Massimo D'Aprile, anche Amico perché la mio. scelta, so che hai fatto le tue vignette in passato a tutte e tre, Sì. quindi questa volta Sì. tutte e tre. Allora la scelta Se non la Massimo faceva non D'Aprile. venivo, L'avevi imposta come condizione. se non faceva di niente non venivo, scherzo, scherzo. Diciamo, in apertura io direi di focalizzare l'attenzione su una delle notizie belle di questa giornata, e cioè la panchina d'oro assegnata a Vincenzo Vivarini. Andiamo a vedere proprio qualche foto proprio relativa alla premiazione che c'è stata nella giornata di oggi a Coverciano. Vedete proprio il tabellone che indica Vincenzo Vivarini vincitore della panchina d'oro. Oro proprio per quanto riguarda la categoria Lega Pro, è arrivato avanti proprio con le votazioni assegnate tra l'altro dai suoi colleghi allenatori proprio nei confronti degli altri due allenatori che avevano vinto il campionato di Lega Pro, l'allenatore della Salernitana e l'allenatore proprio del Novara. Nella foto successiva vediamo proprio Vincenzo Vivarini a Coverciano proprio al momento del ritiro del premio proprio della panchina d'oro. E possiamo andare proprio alla foto successiva, qui con Gabriele Gravina, presidente pro della Lega Pro, Renzo Olivieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, che proprio promuove questo premio ogni anno. Tra l'altro in fondo vediamo anche Tavecchio, il presidente della federazione, che era presente proprio alla premiazione. Ricordiamo che in Serie A è stato premiato Allegri, per la Serie B la panchina d'argento è andata a Stellone, tutti allenatori insomma vincenti nelle varie categorie, e a Vivarini invece per la Lega Pro. Foto successiva, eccola qui la panchina d'oro, veramente una panchina stilizzata proprio come premio proprio per il tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini. Voglio ricordare tra l'altro che Vincenzo Vivarini, da quando esiste questo premio,
insomma ci sta da parecchi anni, credo una trentina d'anni, è il secondo allenatore abruzzese a vincere questo premio. L'altro era stato Eusebio Di Francesco, che è di Pescara, quando vinse il campionato con il Sassuolo, quindi è il secondo abruzzese proprio ad aver vinto la panchina d'oro, mentre la società del Teramo, che è rappresentata proprio da Vivarini, è la terza società abruzzese a vincere questo premio. La prima società che l'aveva vinto era stata il Castel di Sangro con Iaconi, quando vinse il campionato di Serie C1 e salì in Serie B con Osvaldo Iaconi. La seconda società, il Pescara, che l'aveva vinta con Zeman l'anno che aveva vinto il campionato di Serie B ed era approdato in Serie A, ed ora il Teramo proprio con Vincenzo Vivarini. Insomma, un bel riconoscimento per il lavoro della passata stagione, vero Massimo D'Aprile? Sì, penso che sia una grande soddisfazione sia per lui in ogni caso che per la società, perché avere un allenatore premiato in questo modo penso che sia un motivo d'orgoglio. Poi diciamo che se le premesse sono quelle di Eusebio Di Francesco, insomma, sì. Diciamo che ma anche gli altri nomi, vari Zeman, quindi va un grandissimo, oggi è stato premiato Allegri per esempio, quindi va un grandissimo in bocca al lupo a Vincenzo, perché in ogni caso se lo merita. L'anno scorso ha fatto delle cose veramente straordinarie e speriamo in ogni caso che le possa continuare a fare con il Teramo. Fortunato Collevecchio, sono dei momenti importanti, queste delle tappe importanti nella carriera di un allenatore, vero? Ma sì, sicuramente, anche perché andare lì e vincere quel premio non è da tutti. Come hai detto benissimo tu, ci stava prima di lui, ci stava Allegri, insomma, stiamo parlando di allenatori di un certo calibro. E questo è merito suo, è merito anche da Teramo Calcio, che gli ha dato la possibilità di vincere il campionato dell'anno scorso. È giusto che il premio è stato premiato lui. Certo. Adriano Natali, il bello forse di questa manifestazione è che a votare sono gli stessi allenatori, quindi i suoi colleghi lo hanno eletto migliore allenatore per la Lega Pro nella passata stagione. Sì, sì, penso nella fase finale sono proprio gli allenatori del campionato con cui lui, appunto, in cui lui ha partecipato. Beh, sicuramente è una bella soddisfazione. Chiaro, mi chiedevo, stavo facendo una valutazione tra me e me, nel senso che questi allenatori vengono premiati sempre quelli che fanno primi. Sì, non so se è un regolamento questo, sì, della panchina d'oro, però è sempre sì, gli allenatori che sempre in Serie A vincono lo scudetto, in Serie B vincono il campionato, che si, in ballottaggio c'era Castori con sì, lo stesso Stellone, insomma, che anche lui ha vinto il campionato. E in Lega Pro abbiamo visto i tre nomi dei tre allenatori, certo, che hanno vinto i tre gironi di Lega Pro. Perché tante volte ci sono buonissimi allenatori che fanno grandi cose magari senza avere grosse squadre. Forse un premio al risultato sportivo questo. Ecco, diciamo, magari, certo, sì. Però chiaramente è un premio che alla fine, visto che il Teramo l'anno scorso poi sul campo l'aveva vinto, è stato meritato, ecco, da sì, parte di Vivarini. Per esempio tra Stallone e Castore avrei dato a Castore. Veniva dato per favorito più Castori, infatti, alla vigilia tra i due. Perché sulla carta sì, forse aveva qualcosa in meno la squadra, certo, certo, certo. È vero, è vero. Altra notizia di giornata è relativa a Dirty Soccer, perché nella giornata di oggi c'è stata la sentenza di secondo grado, quella di appello per le penalizzazioni delle società e per i ricorsi presentati anche dai tesserati che erano stati squalificati o sotto ammenda proprio nel corso della prima fase di Dirty Soccer. E per quanto riguarda il raggruppamento del Teramo c'è solo una variante in classifica che riguarda l'Aquila. Alla formazione aquilana sono stati istituiti 7 punti. Andiamo a vedere, eccola qui, prontamente mandata in onda da Giancarlo Rapagnà, la nuova classifica. Quindi l'Aquila da meno 14 passa a meno 7 per quanto riguarda la penalizzazione, da 20 punti va a 27, quindi esce fuori dai playout. Respinto il ricorso del Sant'Arcangelo, che si, almeno per quanto riguarda i punti penalizzazione, gli vengono confermati 6 punti di penalità, così come quello del Savona, aveva 2 punti di penalità per questo secondo filone di Irti Soccer, confermati i 2 punti di penalità, quindi resta meno 13, resta 12 punti. Questa è la nuova classifica aggiornata in tempo reale, quindi l'Aquila che esce fuori da playout, e questa notizia di giornata, vero Massimo? Sì, secondo me è una bellissima notizia, perché parliamo di una società abruzzese, il fatto insomma di poter vedere più società abruzzesi partecipare a un campionato di Lega Pro anche in futuro, secondo me è una cosa assolutamente positiva. Per quanto mi riguarda sono d'accordo relativamente, perché secondo me le sentenze devono avere un significato quando vengono messe in primo grado, perché altrimenti poi si rischia di giocare troppo, e giocare troppo su queste cose che secondo me si vanno a illudere tifoserie, piazze, società, una serie di componenti. Però in ogni caso sono assolutamente contento che questa sentenza, diciamo, abbia ridato credito e ossigeno all'Aquila, perché in ogni caso è una società vicina,
una società abruzzese, come ho detto prima, per quanto mi riguarda mi fa assolutamente piacere. A proposito di dirti soccer, è notizia di oggi che il Teramo Calcio non presenterà ricorso al CONI per la sentenza emessa la scorsa settimana proprio dalla Corte d'Appello federale. La stessa Corte d'Appello aveva restituito 3 punti, quindi il Teramo si ferma qui e possiamo chiudere definitivamente questa vicenda. Di la verità, noi già l'avevamo chiusa lunedì scorso, perché avendo avuto in collegamento telefonico il professor Cerulli, già lui per telefono ci aveva fatto capire, insomma, che il Teramo non sarebbe andato avanti, perché insomma 3 punti li ha riavuti, anche per la situazione classifica, insomma non è che cambierebbe molto, vero, con le vecchie, un eventuale ulteriore ricorso al CONI, vero? Beh, guardando la classifica non tanto, però io, dico la sincerità, ci avrei provato. Io perché... forse però si rischiava di inasprire un po' i rapporti, visto che Federazione, CONI, Federazione, di nuovo CONI, sai, è rischioso, come però, una situazione, insomma, un po' rischiosa. Però, giustamente, come diceva Massimo, d'accordo con Massimo, anche, fa piacere anche per l'Aquila, insomma, perché è una squadra abruzzese, anche se secondo me 13 punti di penalizzazione era un po' eccessivo la cosa, non avendo le carte, non avendo letto le carte delle accuse. Però. Da quello che si è capito, sono state stralciate tutte le partite nelle quali Ercole Di Nicola non era più direttore sportivo, perché a un certo punto della stagione aveva presentato la lettera di dimissione Ercole Di Nicola, e quindi da lì in poi probabilmente queste gare non sono state prese in esame, cosa che era stata fatta nella prima, in prima istanza, e quindi sono stati tolti questi 7 punti. Meglio così, avere una squadra abruzzese in più è sempre, fa sempre piacere, insomma. Certo. Andrea Natali, il tuo pensiero generico su questa vicenda e poi cominciamo a parlare un po' di Prato Teramo. Vabbè, per l'Aquila sono molto contento, perché insomma magari l'Aquila vederla dopo aver fatto un buon campionato in classifica molto, molto giù dispiaceva, perché avrebbe rischiato sicuramente i play-out, e invece così si è tirata fuori. Per noi è chiaro, 3 punti in più sarebbero stati ottimi, perché si sarebbe comunque ancora avuto un minimo di speranza, perché si sarebbe andati a -7 dalla quarta, giusto, se non erro. Sì. Quindi ancora un punteggio, cioè ecco, con tutti i punti restituiti. Sì, con tutti i punti restituiti. Ecco la classifica, il Teramo sarebbe salito a 35, la quarta a 42, però la quarta non entrerebbe. Però la quarta non entrerebbe, certo. Con 43 punti si entrerebbe, perché la seconda, la quarta del girone A ha 43 punti. Per dare un lumicino ancora di speranza. Di interesse anche a questo finale. E di interesse a un campionato che, parliamoci chiaro, senza i playoff, senza avvicinarsi ai playoff, stando lontano ai playoff, auto diventa duro da sopportare, perché poi ci saranno inevitabilmente partite strane da qui alla fine, quindi che fanno incattivire un po' il pubblico, si sa come poi procede questo cammino di campionato, ecco. Io direi a questo punto di parlare anche per qualche minuto, insomma non ci dilungheremo tanto, ma ne vogliamo anche naturalmente parlare, perché fa parte anche di questa trasmissione parlare proprio delle gare giocate dal Teramo. Queste sono le immagini proprio del Lungo Bisenzio con la sfida di Prato, giocata proprio su un terreno al limite della praticabilità. Insomma, ecco, guardate lì quella palla che neanche rimbalza in certe zone del campo. Gara terminata 0-0. Massimo D'Aprile, forse però le migliori cose con la difficoltà data comunque dal campo l'ha fatta il Prato. Il Teramo ha avuto le sue 2 buone palle giocabili in attacco soltanto negli ultimi finale. 20 minuti, al 70° con Cenciarelli, al 90° con Petrella, che era entrato da poco in campo. Sì, io ho visto le immagini ieri della partita. Sinceramente il Prato ha fatto benissimo per 70 minuti, il Teramo è uscito negli ultimi 20 minuti, anche perché ha messo forze fresche soprattutto in avanti con l'ingresso di Petrella, che ha dato un pochino di brio e vivacità. È un punto che secondo me va preso con molta serenità, con molta tranquillità, perché è sempre un punto che in ogni caso ha preso fuori casa, e logicamente rispecchia un pochino quello che è l'andamento del Teramo quest'anno. Un campionato, a mio modo di vedere, l'ho detto anche in tempi non sospetti, dove il Teramo secondo me doveva fare un campionato per salvarsi il prima possibile. Secondo me lo ha fatto, è stato aiutato in questa fase secondo me da 3 punti che sono stati fondamentali, perché in ogni caso gli hanno permesso di passare da 28 a 31, quindi è stato uno step molto importante, e logicamente secondo me bisogna cominciare a programmare, secondo me, prima a livello societario, poi a livello tecnico, perché logicamente sono 2 cose che vanno di pari passo ma con degli step differenti, e il Teramo secondo me deve guardare al futuro, ma deve guardare al futuro in un modo molto sereno. Cioè, a proposito di futuro, lo sai chi c'era a vedere la partita a Prato? Vincenzo Minguzzi.
No, io so che in ogni caso ci sono delle figure in questo momento vicino a Teramo Calcio nel ruolo di direttore sportivo. È una scelta che va fatta secondo me con molta oculatezza, però secondo me prima di stabilire il direttore sportivo, che diventa in una seconda fase, diciamo, un anello fondamentale, secondo me c'è da inquadrare bene quelli che sono i quadri societari. Sento di parlare di situazioni. Dunque, dall'alto Daniello, della tua esperienza, un possibile futuro direttore sportivo che già ha avuto un colloquio con Campitelli la scorsa settimana, esattamente lunedì scorso, con possibilità di rincontrarsi la prossima settimana con il presidente Campitelli, e che è andato fino a Prato per vedere una partita a Prato Teramo, potrebbe essere insomma il prossimo direttore sportivo del Teramo, no? Io non lo so, se io oggi fossi il direttore generale del Teramo consiglierei logicamente in un tavolo, in una riunione, logicamente un profilo giovane, così come quando partimmo con Di Giuseppe all'epoca era quello il profilo che ci doveva essere, che crede molto dei giovani, che conosca bene anche e soprattutto le categorie minori, perché è molto importante secondo me. E i nomi che si fanno invece sono di direttori sportivi che conoscono categorie importanti, oltre che alla Lega Pro, perché la conoscono benissimo, perché i due nomi più gettonati sono Minguzzi e Lupo. Sono due profili importantissimi a mio modo di vedere, però dipende da quelle che sono le aspettative della società. Teramo Calcio il prossimo anno dice: io voglio puntare dritto alla Serie B, il che vuol dire investimenti importanti. A quel punto è giusto prendere un profilo di quel genere. Se la società invece si vuole prendere del tempo mantenendo la Lega Pro e senza fare voli pindalici, provare ad arrivare in Serie B così come è successo l'anno scorso, a mio modo di vedere ci sono dei profili anche molto molto interessanti in giro, e logicamente secondo me c'è da rifare una riprogrammazione tecnica in questo momento. Io te la butto lì, se dovessero arrivare sia Minguzzi che Lupo, con ruoli diversi naturalmente. Ci vogliono i semafori dentro la società. Con ruoli diversi. No, sono due profili assolutamente incompatibili a mio modo di vedere. Che il direttore generale della Teramo Calcio, secondo me, ha delle mansioni specifiche, importanti e rilevanti. Il direttore sportivo deve avere le stesse mansioni riferite a un ambito tecnico. Cioè la Teramo Calcio è una struttura, secondo me, piramidale, ma che tende molto ad allargarsi. Quindi da un punto di vista organizzativo, a mio modo di vedere, c'è molto da fare se si vuole curare tutto nel dettaglio. Se poi si vogliono fare le cose alla viva il parroco, le possono fare tutte, a mio modo di vedere. Invece per quanto riguarda il ramo tecnico ci deve essere una figura che in ogni caso conosca i giocatori, si sappia relazionare con i giocatori e abbia un peso specifico all'interno dello spogliatoio. Quindi in ogni caso sono due ruoli a mio modo di vedere che nella struttura Teramo Calcio sono incompatibili. Non esiste secondo me la figura direttore sportivo o direttore generale. C'è la figura del direttore generale e la figura del direttore sportivo per come è strutturata la società. Se poi parliamo di Sant'Arcangelo, ci può essere l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore sportivo che fa tutto, perché in ogni caso è una struttura relativa. Teramo Calcio, per come è stata impostata, penso dalla nascita, quindi alla promozione, è una società che è cresciuta negli anni e che in ogni caso si occupa di vari settori. Ed è giusto che in ogni caso nei vari settori ci siano delle persone, ci sia un unico referente che sia il direttore generale per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Quello tecnico è giusto che in ogni caso ci sia un direttore sportivo che si occupi della prima squadra e che visioni in questo momento che vada molto in giro, che controlli dall'alto anche il settore giovanile, perché mi sembra che in ogni caso si stiano facendo buone cose quest'anno, quindi è giusto dedicargli molta attenzione. Poi vi preannuncio che parleremo anche di settore giovanile nello specifico. E quindi secondo me dipende da quelle che in questo momento sono le aspettative della proprietà. Se la proprietà in questo momento ha urgenza e bisogno imminente, cosa che io non capisco in questo momento, di fare la B, di provare a fare la B in questo momento vorrebbe dire investimenti enormi, perché in ogni caso per vincere ci vogliono i soldi. In questa categoria i soldi sono parecchi. Però il presidente Campitelli è abituato a puntare sempre al massimo, insomma, sì, ma le sue esperienze negli scorsi anni ha sempre fatto così, no? Ma io penso che al massimo si possa puntare anche con intelligenza, non c'è bisogno di spendere soldi per puntare al massimo. Secondo me in questo momento è importante riprogrammare, che è una cosa molto importante, ossia buttare le basi e nel giro di 2-3 anni provare a fare un salto, cosa che è stata fatta negli anni passati, senza spendere delle somme esorbitanti. Con le vecchie chi vedrebbe meglio a Teramo, tra Minguzzi, Lupo oppure un terzo? Io mi associo a quello che ha detto Massimo, tutto dipende che cosa vuole fare, gli obiettivi. Credo che possano essere anche obiettivi importanti forse, insomma, conoscendo il presidente Campitelli parlo. Credo di sì, però bisogna vedere se si vuole puntare su una squadra giovane oppure se si vuole puntare su una squadra un po' più esperta oppure fare un mix. Cioè, non lo so, dopo Minguzzi mi sembra un ex, c'è stato l'anno di Minguzzi è un doppio ex, perché è stato direttore sportivo Cavalli sia con Cerulli che con Malavolta. Gli manca solo Campitelli e ha fatto gli ultimi tre presidenti.
convive tutte e due, non poi, mi sembra il caso. Massimo che è andato d'accordo sia con Cerulli che soprattutto con Malavolta, con Campitelli dovrebbe anche andare d'accordo, con no? Con Cerulli era facile andare con Cerulli con Malavolta non lo so, con Campitelli se uno lo sa prendere ci va d'accordo, insomma. Convivere tutte e due è un po' difficile perché giustamente se uno fa il direttore generale non può fare il direttore sportivo, poi se fa il direttore sportivo non può fare il direttore generale, sono due cose veramente diverse, ecco, tutto qua. E il resto io spero che il Teramo il prossimo anno possa fare veramente un campionato di vertice, perché insomma è una piazza che merita, l'abbiamo visto l'anno scorso, quando i risultati vengono questa piazza risponde, per cui spero che insomma si faccia una programmazione per cercare di almeno di stare lì sopra, ecco. Dopo se viene la Serie B, non viene la Serie B, è tutta questione di programma, se programmi seriamente i risultati li ottieni, se invece fai l'acqua di rosa difficilmente i risultati vengono, è tutto qua. Per quanto riguarda quest'anno secondo me il Teramo ha fatto già troppo, da come lo vedo io. Perché a giugno era in Serie B, i primi di luglio non si sa dove sta. Primi in D e poi in Lega Pro. Perciò, ha toccato tutte le categorie, per cui ha fatto troppo, credo che la matematica è quasi raggiunta, la salvezza è quasi raggiunta, per cui insomma può programmare il futuro con tutta tranquillità. Natali, comunque la presenza a Prato di Minguzzi è un indizio abbastanza forte, insomma, del momento attuale del Teramo. Tra l'altro il presidente Campitelli ha più volte fatto capire che il direttore sportivo arriverà tra aprile e maggio, a stagione finita, anche perché, guarda caso, Minguzzi è legato con un'altra società fino ad allora. Certo, ma sì, pare che appunto sia in vantaggio Minguzzi da quello che si sente, però... anche Lupo, secondo me, si può giocare bene le sue carte. Io tra l'altro lo conosco molto bene perché l'ho avuto quando ero giocatore a Chieti, no? Come direttore sportivo, ed è una persona ineccepibile, di una serietà veramente, una persona squisita. Sono ambedue profili. Sì, 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 anche Minguzzi livello, sono profili, cioè tra quei direttori sportivi di cui si sente parlare bene, soprattutto come persone, come serietà, ecco. Che è un profilo che in questo momento... che ambedue hanno avuto a che fare con Teramo. Minguzzi sì. Più volte, come direttore sportivo, prima con Cerulli e come Malavolta. Ma Lupo, ricordiamoci che è un ex giocatore del Teramo Calcio. Ha giocato con il Teramo a fine carriera. Una parentesi nel Teramo. No, sono due profili anche di esperienza ormai. E quindi questo dimostra che il presidente vuole probabilmente iniziare a fare qualcosa di buono e appunto provare a... magari un altro anno a fare una squadra che possa stare tra le prime, perché se no, ecco, non si spiegherebbe questo direttore sportivo che già ha un'esperienza e che sono personaggi che hanno fatto buone cose nel cammino di questi anni, insomma, ecco. Martina, ci vogliamo fermare qualche secondo? È ora? Tutti sì. Tutti i tempi della trasmissione. Ci fermiamo qualche istante e andiamo in pubblicità. Forza Teramo, i più forti siete voi. Forza Teramo, noi col tifo, voi col cuore. Rubrica l'approfondimento, questa sera fare i puntati sul settore giovanile, soprattutto del Teramo Calcio, ma non solo, insomma cercheremo di andare a puntare gli obiettivi proprio sul settore giovanile del Teramo, un po' di risultati, le categorie alle quali partecipa, ma non solo, insomma, benché abbiamo degli ospiti che possono parlare anche delle loro esperienze nel mondo del settore giovanile, visto che provengono tutti quanti proprio dal Teramo Calcio. Io direi in apertura di andarci a seguire un'intervista che abbiamo realizzato nella giornata di ieri con il responsabile tecnico del settore giovanile del Teramo Calcio, Vincenzo Feliciani, e poi ne parleremo qui in studio. Se la prima squadra del Teramo Calcio naviga in zona di centro classifica, i campionati giovanili ai quali partecipa il Teramo Calcio stanno entrando nel vivo. Noi ne parliamo con il responsabile tecnico del settore giovanile, Feliciani. Un momento importante della stagione. Innanzitutto il Teramo partecipa a tre campionati nazionali, Berretti, Under 17 e Under 15. Come stanno andando le tre competizioni per il Teramo? Sì, diciamo che siamo contenti di tutte e tre le compagini. La Berretti in questo momento è seconda in classifica, diciamo che se ne qualificano quattro che partecipano ai playoff finali. Negli allievi siamo nella griglia playoff, lì se ne qualificano cinque
E nei giovanissimi, che il campionato è un po' più consistente come qualità, dove ci confrontiamo con squadre Roma, Lazio, Frosinone, siamo diciamo al quinto posto dietro la griglia più importante, che sono le squadre poi di Serie A. E comunque sia sul piano del gioco sia sul piano dei risultati, anche in questo campionato abbiamo le nostre soddisfazioni. Mancano circa 7 giornate più o meno nei vari campionati alla fine della fase regolare, poi inizieranno i playoff. Dalle classifiche attualmente, insomma, il Teramo sarebbe dentro ai playoff di tutte e tre le categorie più o meno. Sì, diciamo quella diciamo più difficile, dove possiamo avere difficoltà, è nei giovanissimi, dove c'è ancora un posto libero. Però le squadre sono importanti, gli organici sono abbastanza attrezzati. Invece nella Beretti, secondo me, dovrebbe essere una cosa di 2-3 partite per renderla così ufficiale anche a livello matematico. E negli allievi invece siamo in discussione con altre 2-3 squadre, però potremmo farla anche lì, diciamo. Ecco. Questi sono campionati nazionali ai quali partecipano, oltre alle società di Lega Pro, anche società di Serie A e di Serie B, tipo la Roma, la Lazio e la Frosinone. Quindi insomma è un modo per mettersi in luce e per confrontarsi anche con realtà importanti. Le squadre di Serie A e Serie B partecipano con dei sotto età, però sono sempre squadre organici importanti. Noi quest'anno abbiamo battuto la Roma in casa negli allievi, erano 2000, però è la squadra che ha fatto poi le finali l'anno scorso nazionali giovanili, quella di Chianciano. Quindi diciamo siamo sempre riscontri importanti che abbiamo settimanalmente su questi campi, e vediamo il valore diciamo dei ragazzi che mano a mano crescono, e la loro prospettiva futura si vede poi mano a mano nelle settimane e nelle partite che seguiranno. Ecco, siccome ai nostri telespettatori sicuramente interesserà sapere anche i nomi dei futuri campioni, insomma dei giocatori che potrebbero uscire da questi settori giovanili, quali sono i giocatori più promettenti nell'ambito del Teramo Calcio? Allora, intanto diciamo subito che abbiamo 4 ragazzi in organico prima squadra, dove Vivarini li ha voluti con sé e quindi fanno parte durante la settimana completamente della prima squadra. Questi sono Tini, Troiani, Serrao e Palestini, e quindi speriamo che a breve, se ci sono le condizioni, possano fare l'esordio diciamo in Serie C, cosa importantissima. Poi abbiamo un altro che è sempre lo stesso Palestini, che consideriamo che è un 99, quindi un allievi, ragazzo dalle qualità importanti. Questa settimana parteciperà come nazionale Lega Pro al torneo Beppe Viola di Arco di Trento, e quindi diciamo su di lui secondo me abbiamo grosse prospettive. Come vi muovete anche sul mercato a livello giovanile, perché anche per il settore giovanile in un certo senso c'è un mercato, cioè si cerca di trovare giocatori importanti e promettenti soprattutto per il futuro della prima squadra? E lì abbiamo uno scouting continuo, quindi noi iniziamo a muoverci già dai primi mesi dell'annata agonistica, quindi settembre-ottobre già lavoriamo in prospettiva per l'anno prossimo. Abbiamo raduni in tutta Italia, abbiamo società che ci organizzano raduni a cui noi poi partecipiamo, e quindi ci muoviamo da Foggia, Taranto, raduni a Napoli, un paio di raduni a Roma, Fiuggi, Ancona, in Umbria, oltre a quello diciamo regionale, dove io e altri miei collaboratori siamo impegnati settimanalmente nella visionatura almeno di 2 o 3 partite anche nei weekend di sabato e domenica. Lei è il responsabile tecnico proprio del settore giovanile del Teramo Calcio. Vogliamo ricordare anche gli allenatori che gravitano intorno a queste squadre? Allora, i nostri staff, diciamo partendo dalla Beretti, il nostro allenatore Cifaldi, un teramano che tutti diciamo conoscono. Poi abbiamo come preparatore atletico Lattanzi Massimiliano e come preparatore dei portieri Pino Oliverio. Questo è come collaboratore in seconda come allenatore Angelozzi Pierluigi. Dico un post scriptum, diciamo, abbiamo 2 allenatori per categoria e più un preparatore, per dare diciamo una qualità anche al lavoro che si fa durante la settimana, tenendo conto che gli allenamenti sono 4 più la partita, e quindi vogliamo diciamo sfruttare al meglio tutte le condizioni possibili e immaginabili. Poi per quanto riguarda gli allievi abbiamo De Vico come primo allenatore e Gentile come collaboratore, il preparatore è Rocci Domenico. Nei giovanissimi invece abbiamo Scervino come primo allenatore e Cantarini Riccardo che è il preparatore.
Abbiamo una squadra sotto età di giovanissimi sperimentali, dove gli allenatori sono Possenti e Di Stefano, in prospettiva e in preparazione poi di quei ragazzi che un altro anno dovrebbero prendere parte al campionato giovanissimi nazionali. Abbiamo ascoltato quindi il responsabile tecnico del settore giovanile del Teramo Calcio, Vincenzo Feliciani. Andrea Natale, abbiamo cercato di descrivere un po' com'è la struttura del settore giovanile del Teramo Calcio. Che idea hai tu proprio di questa struttura? No, devo dire che hai fatto molto bene a informare i tifosi del Teramo relativamente al settore giovanile. Anche perché siamo in un punto della stagione. No, ma perché è bene informare un po' tutti i tifosi anche di questa dimensione, perché in genere se ne parla poco, no? Del settore giovanile, quindi proporlo anche a livello televisivo, far conoscere qualche volto, qualche nome, potrebbe essere ancora più incentivante per i ragazzi e per i tecnici, quindi va benissimo, hai fatto un'ottima scelta da questo punto di vista. Un settore giovanile del Teramo che, visto il nome di questa squadra, di questa città, deve crescere sempre di più, secondo me. È chiaro che tutto è bello, tutto ok, poi però bisogna un attimino stringere e bisogna ottenere i risultati. E bisogna parliamo che, per risultati del settore giovanile, sì, più che quelli sul campo, i risultati vengono dai giovani che portano in prima squadra. Lo stringere significa che magari un altro anno, ecco, un Palestini o qualche altro ragazzo possa partire titolare ed essere lanciato nella prima squadra. Ci vuole un po' di coraggio, un po' di voglia di investire su questo discorso qui. Uno o due, secondo me, teramani dal settore giovanile non devono mai mancare per una piazza come Teramo, perché è troppo importante avere un settore giovanile che poi ha un ritorno, no? Cioè, da parte dei ragazzi, vedere che poi c'è qualcuno che va in prima squadra e gioca titolare, ma dico titolare, non stare ai margini, certo, gli allenamentini, cioè per esempio c'è Palestini, un centrocampista, mo per dire buono. Un po' come due teramani che adesso giocano nel Teramo, parliamo di Scipione e di Palantoni, anche se non sono cresciuti nel settore giovanile. Cioè bisogna avere il coraggio di mandarli dentro, di lavorarci, l'allenatore ci deve lavorare, si prendono due esperti e il giovane si fa partire. Ecco, in questo modo secondo me lo stesso, certo, Teramo può avere un giovamento poi per gli anni successivi con magari delle cessioni, dei prestiti importanti, ecco. Io parallelamente con voi tre, oltre che a parlare del settore giovanile attuale del Teramo Calcio, vorrei anche ricordare il vostro settore giovanile, quando eravate nel settore giovanile del Teramo, come era strutturato, chi è stato il vostro primo allenatore, chi vi ha fatto debuttare in prima squadra, insomma ricordare anche quel periodo. E nel frattempo, parlando con Andrea Natali per esempio di questi argomenti, riproponiamo anche qualche immagine di Andrea Natali giocatore. Lo chiedo a Giancarlo Rapagna in regia. Qualcosa abbiamo, abbiamo già fatto rivedere anche in passato. Eccolo qui, giovanissimo. Vedi? Andrea, allora, il tuo periodo nel settore giovanile del Teramo Calcio? Beh, forse non erano proprio tempi rose. Anche noi, e c'è anche Massimo qui che ha un anno meno di me, insomma anche noi abbiamo dovuto sgomitare per cercare di uscire fuori dalle paludi del settore giovanile e entrare in prima squadra. Perché con te chi c'era in quel gruppo di giocatori? Beh, lì c'era qualche giovane buono, perché insieme a me c'era anche Fabio Centofanti, che era un ottimo attaccante. Che il poi, fratello di Felice. Il fratello di Felice. Adesso chi c'era? C'era anche Palazzese, il figlio di Peppino Palazzese, il mister. Palazzese, il mister. Sì, insomma, c'erano giocatori che poi hanno fatto anche benino. Però anche lì, insomma, in quei momenti non c'era un'organizzazione grandissima, importantissima del settore giovanile. Dovevamo fare grande fatica anche noi. E il tuo primo allenatore chi è stato? Del settore giovanile? Sì. Beh, con i giovanissimi c'era, mi sembra di ricordare, Pasquale Fedele, con i giovanissimi, sì, parliamo di settore, sì, giovanile. Poi c'era anche Cicillo Esposito, Francesco Esposito, Avuto, Pallozzi, Palazzese, insomma. Chi ti ha dato di più nell'insegnamento del mondo del calcio? Noi con Palazzese abbiamo fatto anche un anno di primavera molto, molto buono, abbiamo fatto un bel piazzamento anche in primavera, mi ricordo. E Peppino Palazzese era un buon allenatore per i ragazzi, mi ha insegnato tanto e sicuramente gli devo tante cose dal punto di vista temperamentale. Insomma, ecco, come tecnici erano anche preparati, se ti devo dire. Forse, ecco,
le strutture e l'organizzazione non era delle mie. Dove vi allenavate? Qui c'è l'acqua viva per la Berretti del Tera, insomma, in erba sintetica. Beh, sempre, buona... sempre sulla terra. Che all'epoca, infatti, c'era la terra battuta. Sempre sulla terra, sempre sulla terra. Però si migliorava anche il discorso tecnico, perché bisognava stare attenti a tutte le varie pozze che c'erano. Quindi, insomma, ecco, se, per Teramo il discorso delle strutture e dell'organizzazione forse non è stata mai eccezionale. Stiamo vedendo un po' di gol di Andrea Natali in prima squadra. Andiamo a Fortunato Cone Vecchio, ritorniamo, ecco qui intanto abbiamo visto anche quest'altro gol di Andrea Natali, torniamo all'attualità e poi anche con Cone Vecchio torneremo al suo passato nel settore giovanile del Teramo Calcio. Come vedi intanto come struttura quella attuale del Teramo Calcio? Tu conosci sicuramente Pino Oliverio, cioè giocate insieme. Sì, sì, anche già. No, io ti dico la sincerità, il settore giovanile non è che le seguo tanto, però da come ho sentito l'intervista sembrano abbastanza organizzati. Però io ho una mia idea, forse un po' antica, però ho sempre la mia idea. Cioè, una società come la Teramo Calcio, oppure come Giulianova di una volta, adesso non c'è più. Tu sei sul locale, già ti ho capito. Io sono sempre sul dall'introduzione locale. Ho capito dove volevi arrivare. Andrea, sei per il giocatore locale. Locale. E quindi abbiamo 13 giocatori locali. No, perché non vedo questa cosa di andare a pescare fuori, perché se un ragazzo bravo fuori regione, cioè, non so, uno di Foggia, facciamo, cioè, lì c'è il Foggia che ha fatto la Serie A, Serie B, ma sta in Lega, cioè, non so, che arriva il Teramo, non so, Giuliano, se lo prende. Cioè, non riesco a capire certe situazioni. Comunque, sicuramente, io adesso sono fuori dal calcio, loro sicuramente sono molto più bravi di me, però io i risultati 40 anni fa sono... di quando adesso loro allora, forse ricordo, sono più giovani di me, non mandarle le mie immagini perché sono bianche e nere. Allora intanto rimandiamo qualche immagine che ti ho trovato con però le vecchie. Io Giancarlo adesso Rapagna può mandare qualche immagine fortunata, ecco, sono qui. Bianche e nere i capelli diciamo. Eccolo lì, lì c'era qualche prodotto del settore giovanile, non erano 6-7 diverso, forse io lì volevo arrivare. Nel tuo periodo c'era un'andiata dall'82-83 fino adesso non ricordo 8-9 elementi. Aspetta, del settore giovane, parliamo del settore giovane della Teramo Calcio. Sì. Cioè, stiamo parlando proprio del settore. No, Cappellacci, ma ce n'erano tantissimi. Mazzagatti, Centofanti, Iannetti, Di Pietro. Ma perché De Berardis, sì, sì. Parliamoci chiaro, De Berardis ci imponeva. Bucciarelli, eccolo lì, ho visto Bucciarelli. Imponeva, l'allenatore all'epoca era Rumignani, Piccioni, io ho fatto esordio deve con Piccioni. Deve giocare in locale. No, gli diceva, basta, finito, certo, giocano questi, dopo giustamente, se non sei bravo, se non c'è, cioè, è normale che... Però lui, mi ricordo benissimo, che imponeva, imponeva la torre di turno, ci sono 5-6 giocatori che vengono al settore giovanile, vengono in rosa, punto e basta. No, anche perché sapeva che dopo forse avrebbe fatto delle fortune. Anche il calcio di oggi è un po' diverso, è anche forse difficile riuscire a fare quello che si faceva in quel periodo, può essere anche questa un'interpretazione del momento Andrea, attuale. Io non lo so, però ripeto, io la prima volta che sento il responsabile del settore attuale della Teramo Calcio, da come di sembrano organizzati, però io la vedo un po' di, cioè io la imposterei diversamente, ecco. Mo c'è il Massimo che qui che dirige un settore giovane abbastanza importante, non mi rendo conto, però io pescherei in zona i migliori giocatori. Io mi ricordo prima quando veniva il Teramo o il Giulianova a Notaresco a guardarci, cioè per noi era delle cose, cioè mi ricordo avevo 13-13 anni e mo c'è un osservatore a Teramo Calcio, cioè non stavi nella pelle. Come cioè, arrivasti tu a Teramo? Io tramite, come si chiama, l'ex direttore sportivo Florimbi. Venne a vedere 3-4 volte Notaresco senza settore giovanile, ne stiamo parlando, andavamo a allenarci con le buste, e niente, mi prese e mi portò a Teramo. Il primo allenatore mi sembra fu Ciccio Esposito, dopo Pulitelli e quell'anno... Dopo eravamo una squadra. Luzzi lo trovassi solo in prima squadra o anche nelle giovanili? Solo in prima squadra. Comunque bisogna dire che eravamo una squadra fortissima. De Amicis, cioè, è vero, cioè, sì. Eravamo una squadra forte, insomma, cioè, questo bisogna dirlo. Certo. Però tra gente, cioè De Amicis da Toranese, Cappellacci dal Tortorello, io a Notaresco. Cioè, un grosso lavoro in provincia, sì. Ecco, questo è il discorso.
Sentiamo anche Massimo Davide il suo pensiero. Dopo parleremo anche della Bonolis, naturalmente, perché tu sei il presidente della Bonolis. Vedi che fortuna. anche il Teramo... se è un ramo diverso rispetto a quello del Teramo Calcio, perché voi fate soprattutto scuola calcio. Calcio ci fermiamo fino ai giovanissimi, quindi è una scelta ben diversa. Comunque, secondo me il Teramo oggi comincia ad avere risultati, ma non sono risultati, cioè c'è una programmazione di, secondo me, che parte forse non tanto dalla promozione dall'eccellenza, ma già dalla D in ogni caso parte, perché secondo me un settore giovanile, per avere un discreto settore giovanile o un buon settore giovanile o un ottimo settore giovanile ci vogliono almeno 7-8 anni di lavoro, perché si comincia a lavorare sulle categorie pulcini, perché in ogni caso già lì in ogni caso si cominciano a poter individuare i ragazzetti, quelli più capaci, quelli meno capaci, e quindi praticamente ci vogliono 7-8 anni per portare, diciamo, una nidiata più competitiva fino in alto e logicamente negli anni aggiungere dei pezzi che vengono a mancare. È giusto il discorso di Fortunato, io la penso allo stesso modo, perché in ogni caso magari nell'intervista Feliciani si è espresso secondo me non tanto bene, nel senso che oggi il Teramo giova di ragazzi principalmente di Teramo e provincia, da quello che mi risulta. Poi ci sono 3-4 pezzi, soprattutto sulla Beretti. Anche perché mi spiegava che nel, tra virgolette, mercato giovanile possono venire da fuori regione soltanto 6 giocatori l'anno per le categorie giovanissime, cioè nel computo totale possono essere presi soltanto 6 giocatori tesserati fuori regione, sembra. Cioè, è un mercato molto limitato. Sì, poi una volta che li hai assimilati all'organico, ne puoi prendere altri. Ma ci sono degli escamotage poi per aumentarli, ma non è quello il problema. Secondo me il Teramo sul discorso Beretti quest'anno si è trovato avvantaggiato, perché alcuni prodotti li è riuscito a mantenere perché erano della primavera, perché il della primavera era partita il Teramo doveva partire con la primavera facendo quindi, la Serie B. Quindi la Beretti in ogni caso, ed è una squadra che in ogni caso dagli allievi dell'anno scorso ha preso già dei prodotti discreti o buoni. Tu riconosci questi giocatori che sono molti, nel giro della prima squadra, i vari Palestini, Tini e via allora, dicendo. Allora, Tini, per dire, un ragazzo che prendemmo al Pineto, poi è tornato a Pineto, poi è ritornato, questi sono ragazzi che in ogni caso sono nell'orbita Teramo da 4-5 anni. Ma quando c'eri ancora tu nel Teramo Calcio? Sì, ma noi la prima cosa su cui puntammo, perché secondo me era giusto che era in quel modo, era la scuola calcio e il settore giovanile. Logicamente poi ci vuole coraggio. Negli anni in cui sono stato a Teramo c'è stato magari il primo anno in D, dove in ogni caso il settore giovanile c'era ben poco, perché secondo me lo cominciamo a formare con una prima juniores nazionale, allievi regionali, giovanissimi regionali, all'epoca si chiamavano così. L'anno dopo in C, in ogni caso, il primo anno in D, vabbè, arriviamo secondi, poi abbiamo vinto il campionato in D, quindi il primo anno in Lega Pro abbiamo dovuto adattare le categorie regionali con quelle nazionali, quindi c'è stato un ulteriore passo. Poi l'anno dopo, il secondo anno in seconda divisione, in ogni caso già c'erano questi prodottini che dovevano essere lavorati. Quindi logicamente sono ragazzi che si sono portati nel tempo, oggi sono arrivati logicamente nell'orbita prima squadra. Il discorso di Andrea Fortunato secondo me è giustissimo, cioè, ed è un pochino il discorso che secondo me sta facendo la Teramo Calcio, prodotti locali con qualche aggiunta del prodotto, diciamo, di fuori. Prettamente quest'anno, ripeto, sul discorso Beretti, perché si era partito con il discorso della primavera iniziale. Logicamente io sono del parere che ci sono prodotti ottimi, soprattutto in ambito regionale, soprattutto in ambito locale, perché in ogni caso ci sono dei vivai, a mio modo di vedere, importanti, basta pensare al Bariatica, Colonia, andando verso Roseto, arrivando fino a Silvi. Logicamente poi si entra in concorrenza con realtà più importanti, soprattutto a quel lato come Pescara, mentre secondo me di concorrenza c'è poco verso l'interno. In ogni caso anche Santomero è un buon settore. Santomero ce l'ha ottimo, infatti dei prodotti vennero presi all'epoca dal Santomero, e verso l'interno invece secondo me c'è molto poco, perché l'Aquila interno e Marsica si può prendere molto molto bene, perché lì l'unica, diciamo, concorrente del Teramo è l'Aquila, che in ogni caso, a mio modo di vedere, non fa assolutamente settore giovanile. Il regolamento che dicevamo prima, a livello abruzzese puoi prenderne quante ne vuoi. A livello abruzzese è tutto in ambito... Fuori regione c'hai quel vincolo, però, di massimo 6 l'anno. Però parliamo di territori, secondo me, ricchi da un punto di vista del giocatore, soprattutto il territorio marsicano. Per esempio Pescara va molto a pescare nella Marsica, lì ci sono realtà... A mio modo di vedere molto molto importanti, però lì secondo me i ragazzi vanno portati via al massimo all'età di 14 anni, perché poi fino a 14 anni quindi arrivano... Anche con un discorso scolastico e via dicendo, però perché poi bisognerebbe abbinare tante cose, il discorso lì, calcistico. Noi per esempio lì prendemmo 2-3 prodotti alla Marsica, il discorso lì è semplicemente uno, che vanno portati via da quel territorio a mio modo di vedere il prima possibile. Perché inizialmente hanno delle caratteristiche caratteriali che in ogni caso non si riscontrano magari in questa zona.
Poi logicamente però andando avanti è l'ambiente che li va a rovinare, quindi sono ragazzi che all'età di 13, 14, quindi secondo me in ambito regionale, in ambito locale, provincia di Teramo, si possono fare, così come hanno detto Fortunata e Andrea, delle ottime cose. Poi logicamente si arriva a uno step fondamentale che è quello della prima squadra e mi ricollego al discorso di prima che ho fatto, secondo me la Teramo Calcio oggi avendo due o tre prodotti importanti dipende dalla programmazione che fa sul discorso prima squadra, per questo io dicevo secondo me in questa fase, dato che ci sono anche dei prodottini buoni sotto, ci vorrebbe una tipologia di direttore sportivo e di organizzazione societaria, perché il direttore sportivo fa quello che gli dice la società, non è che il direttore sportivo certo. Decide quello che vuole lui, dove in ogni caso venga indirizzato avendo due o tre anni di tempo per poter valorizzare dei prodotti che a livello economico possono rendere dei soldi notevoli a una società di calcio. E nulla togli che, assolutamente, e nulla togli che con quei prodotti, così come si vinceva a livello di Teramo Calcio in prima squadra, penso con noi, si possa vincere anche con questi ragazzi. Dietro ci vuole una struttura forte a livello di squadra. Logicamente, come diceva Andrea, due giocatori importanti, barra tre giocatori importanti al ragazzo, quindi la prima alternativa, con il minutaggio giusto piano piano si fa entrare. Logicamente però sono tutte valutazioni che si fanno in base a quella che è la programmazione societaria. A questo punto, secondo me, il Teramo, dopo 5-6 anni di lavoro sul settore giovanile, è giusto che secondo me dia risalto anche a dei ragazzi che secondo me lo meritano, ma anche perché il vantaggio è tutto della Teramo Calcio. Certo. Poi tornando invece a noi penso che siamo cresciuti con il Teramo, soprattutto Andrea è un 74, io un 76, però in ogni caso cominciamo a rivedere anche qualche immagine di Massimo d'Aprile, quelle che abbiamo ritrovato, insomma. Siamo cresciuti da... Ecco, questa te la ricordi, questa partita qui? Questa è con lo Stiamare, la vittoria del campionato in Serie D. Questa è praticamente... In ogni caso, io per dire, nella Teramo Calcio sono entrato a 5 anni, il mio primo istruttore è stato Tiberio Cianciotto, una persona di cui si parla molto poco a Teramo. È vero. C'era Leo Valentini, che ti formava un punto di vista atletico già da piccolino, si giocava... Eccolo qui, Massimo d'Aprile. E si giocava nei campi di terra, però secondo me anche oggi c'è la classica discussione, è meglio il campo in terra o il campo in erba sintetica. Io sono sempre il parere che il campo in terra è sempre meglio, perché in ogni caso una sensibilità ti abitua a una sensibilità diversa. Siete tutti d'accordo su questo? Sì, oggi purtroppo ci si scontra con delle famiglie, in ogni caso con una cultura che negli anni secondo me pensa di essere cresciuta, ma forse è tornata indietro. E noi in ogni caso erano begli anni, gli anni di Teramo sono stati sempre anni belli, sempre anni di grossi successi, almeno sono stato fortunato perché sia da giocatore che da dirigente in ogni caso si è fatto veramente bene, vedi c'è Marcello, qua Pino Tortora, insomma. E qui invece siamo un po' più recenti, questa immagine. Praticamente la fine, finissima carriera, non fine carriera. Questo era il 2008. Sì, vabbè, fu un discorso solo di amore, il capitano, sì, ma di amore, insomma, non era un discorso di categoria di giocare, qui era un discorso completamente diverso. Quella adesso. Esatto, e niente, quindi io penso che ai ragazzi bisogna dargli fiducia e mi auguro che gli venga data tanta fiducia, perché in ogni caso penso che sia una grande soddisfazione negli anni poter vedere qualche prodotto proprio che faccia il giro dell'Italia, poi non dipende dalla categoria, perché io dico sempre che uno... un milione arriva in Serie A, certo. Il resto già fare una carriera tra professionisti e dilettanti, diciamo Serie D, è già una carriera assolutamente importante. Prima era molto più difficile perché non c'erano tutte queste regole di ragazzi che devono giocare. Oggi è già molto più semplice, io mi auguro di vedere sempre in ogni caso ragazzi di Teramo con grosse ambizioni. Facciamo così, adesso andiamo alla prossima rubrica che ci annuncerà la nostra Martina. E poi però parleremo anche della Bonolis, di come siete strutturati voi, perché voi siete una realtà cittadina, insomma, sì, che cerca di di tirar fuori qualche campioncino del futuro. Bella realtà. Martina, sì. Prossima rubrica è? Andiamo alla Marcord. Sigla. Forza, allora, la Marcord si collega al settore giovanile. Prima Andrea Natali ha parlato anche di una sua partecipazione al campionato primavera. Noi nei nostri archivi abbiamo ritrovato delle immagini
della stagione 90-91. Era il primo anno che il Teramo faceva il campionato primavera, se non sbaglio allenatore Valbruni. Il Teramo fece per due sole volte il campionato primavera, stagione 90-91 e 91-92, poi retrocesse in Serie D e finì lì. Presidente Cerulli, se non sbaglio, è l'unico presidente nella storia del Teramo Calcio che ha fatto il campionato primavera, che è il campionato più importante a livello giovanile. Ed era, tra l'altro, si faceva richiesta perché era obbligatorio per le società di Serie A e Serie B, come lo è tuttora. Per le società invece di Serie C era richiesta, cioè si poteva fare a prescindere dal discorso della Berretti, che invece si doveva fare obbligatoriamente nel campionato proprio di Serie C. Noi ci andiamo a rivedere delle immagini delle sfide tra Teramo e Lazio e tra Teramo e Roma, campionato primavera 1990-91. Andremo poi a riconoscere qualche giocatore del Teramo che giocava in questa primavera.
Abbiamo visto queste due belle sfide del campionato primavera tra Teramo e Lazio e tra Teramo e Roma. Nei primi piani della Roma, insomma, abbiamo riconosciuto bei giocatori. Uno era Giannini, non so se era Corrado o il fratello. Corrado, Corrado. Era Corrado, quello sì, che sì. Poi è venuto a Teramo, che ha giocato con te. Sì, 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 sì. Ah, con, mi sembra con Raffaele siamo stati insieme. Con no, Pino no, Raffaele. Il primo, no, no, siamo stati insieme il primo anno di C con Ammazzalorso. Ah. Vennero lui, Perugini, erano quelli, insomma, l'anno dopo che vincemmo il campionato di D, venne sia Corrado, insomma, Federico Perugini, era quel gruppo lì, bravissima persona. Andrea, tu sei stato uno dei pochi teramani che ha fatto il campionato primavera, insomma, dei pochi teramani, sì, l'anno doc so... che ha fatto il... perché tu lo facessi il secondo anno, quello con Palazzese, con l'anno dopo. Sì, il 91-92. Sì, bella esperienza, perché poi confrontato tu giocassi contro la Fiorentina. Sì, insomma, sì, c'era la Fiorentina, Roma, Lazio, squadre di B, mi ricordo la Lucchese. Che... Insomma, beh, facemmo pure un bel campionato perché arrivavamo a metà classifica. Sì, io ricordo che il secondo campionato andò meglio del primo, però io ricordo che il primo, il giro di andata, fu disastroso, tipo zero sì, punti o sì, poco sì, più. Sì, sì, sì. Il giro di ritorno, però dopo Valbruni ingranò, cominciò a fare punti, arrivò a... Il primo anno di Valbruni. Sì, il primo anno. Il secondo anno invece c'era Palazzese, un campionato... Sì, sì, bene, fu una bellissima esperienza, giocammo a Firenze con la Fiorentina. Serve per un giocatore no, questo campionato, ti fa crescere. È innegabile che serve, perché ti imbatti comunque. Comunque in realtà importantissimo, poi inizi anche già a sentire l'odore del discorso dei ritiri, del sai, in piazze importanti vai, certo. Per ragazzi di, noi, come noi che eravamo di Teramo, insomma, di una provincia, scontrarsi contro queste realtà ti dava quel qualcosa in più per spingere, per guardare alla prima squadra, perché certo. Poi l'obiettivo era quello di cercare di esordire con la prima squadra, certo. Insomma. Fortunato con le vecchie invece è arrivato fino alla Berretti perché non c'era la primavera quel periodo, però anche con la Berretti è disputato partite importanti, sì, mi stavi ricordando prima che avete vinto prima, con la Roma, con la Roma per dire. Cosa che tra l'altro voglio ricordare quest'anno, mi sembra nel campionato allievi il Teramo Calcio ha battuto la Roma, quindi insomma continua anche una buona tradizione di risultati contro squadre importanti. Sì, sì, infatti c'erano due o tre squadre serie, mi ricordo, vabbè, la Lazio, la Roma, l'Empoli mi sembra quell'anno. Ti ricordi qualche giocatore contro cui hai giocato a livello giovanile, no, che poi è esploso, è arrivato... No. No, però mi ricordo benissimo quando andammo a Roma, giocammo a Trigoria, ci stava una marea di campi. Arritrono nel campo giusto. Mamma mia, fu un'esperienza bellissima. Teramo, poi confrontata con Teramo. Dopo, quando tornavano qui, mi ricordo che la tribuna era piena, vincemmo 1-0... Mi sembra il fece io queste due partite con la Lazio e con la Roma, le ricordo, quel campionato primavera fu molto seguito perché era la prima esperienza del primo campionato giovanile italiano e c'era tanta gente in tribuna a vedere, sì, quelle partite. Ma prima, come dicevamo prima, le cose del settore giovanile veniva seguito, allo stadio c'era più gente, adesso sì, sì. Le cose sono un po' cambiate. Purtroppo sono un po' cambiate. Io quando rivedo le immagini di quando giocavo io, cioè, anche prima quel frammento hai visto che ho nella fatto, sigla il gol, sì, del pelo, per esempio. Mi ricordo quella partita con il Foggia di Zeman, sì, lo stadio era. Con gol di Solfrini. Gol di Solfrini, lo stadio era stragol. Cioè, però dai, va bene anche così, dai. Io e Massimo eravamo in curva a farti il tifo. Sì, voi eravate con le sciarpette, ma è vero. Facevamo il tifo fortunato. Andrea Natali si ricorda qualche giocatore contro il quale ha giocato a livello giovanile e poi è arrivato magari a buoni livelli? Io adesso mi trovo un po' in difficoltà perché c'era con la Fiorentina. Non me li ricordo, va, se ti devo dire. Massimo d'Aprile. Bisognerebbe fare mente locale, ma... Io l'anno di Modena ebbi la fortuna di fare anche la nazionale Under 20 di C e insomma in quella nazionale ci stava Tony, che tra qui parentesi... abbiamo due nazionali di Serie C, sì, tu sì, io è facciamo... fortunato con le vecchie, Andrea tu no, non... fortunato me lo ricordo, l'abbiamo visto anche nelle immagini con la maglia della nazionale. Io la feci a Modena l'Under 20 di C e in ogni caso c'eravamo una squadra, c'era, vabbè, Tony che giocava anche a Modena. C'era Di Michele, c'era Vergassola, De Ascentis, Lanna, Brocchi. Signori giocatori. No, no, beh, insomma, una bella squadra. C'era Mero, che poi è morto, giocava a Brescia. C'era Bandieri, che poi parò a Napoli. Insomma, era una bella nazionale dove ne arrivarono in parecchi, insomma. Per chiudere il discorso sul settore giovanile, insomma, mi è piaciuta questa, Zambrotta, questa bella chiacchierata tra passato e presente proprio dei vari settori giovanili.
Parlaci un po' proprio della Bonolis, come è organizzata, quali possono essere gli obiettivi, insomma tu sei il presidente della Bonolis. Ma guarda, la Bonolis è nata per parliamo gioco. Di scuola calcio. Parliamo di scuola calcio e facciamo di settore giovanile i giovanissimi. È nata per gioco, nel senso che a me i ragazzi piacciono, mi appassionano, anche perché penso che io uscivo anche da una situazione particolare e ho voglia di divertirmi. Quindi per me cosa poteva essere il divertimento, quello dei bambini e dei ragazzi. Poi è sempre una fissa che io ho avuto, perché per esempio quando giocavo ad Avezzano, la Marsica Calcio, che oggi è un settore giovanile, una scuola calcio fiorente, in ogni caso la fondai io insieme a un amico di San Benedetto del Tronto. Quindi in ogni caso mi è sempre appassionato. Poi logicamente mi aiuta molto il discorso anche dell'esperienza di Teramo, perché poi voglio dire, quando la riproponi su una scuola calcio, un'esperienza così importante, ti riesce tutto molto più facile. Siamo nati l'anno scorso, abbiamo oggi 175 iscritti, quindi siamo la seconda realtà di Teramo e provincia, quindi partendo al Gran Sasso. La prima al Bariatica, poi ci siamo noi e Colonia, però in ogni caso sono dei numeri importanti, siamo arrivati al punto di fermare un pochino il discorso delle iscrizioni, perché altrimenti cominciavamo a lavorare male. A mio modo di vedere ho portato istruttori di profilo alto, perché secondo me sono i migliori che potessi scegliere su tutte le categorie. Istruttori che poi sono coadiuvati anche da psicologi, sì, insomma, sì, noi c'è abbiamo una struttura. Noi abbiamo sui Pulcini, abbiamo Stefano Cognata, sui primi calci abbiamo Stefano Cognata di Berardo e Coccioli, sui Pulcini Annetti e Belfiore, sugli esordienti di Domenico Tritella e Collevecchio, sul non fortunato. Un ragazzo che sta facendo molto molto bene, e poi abbiamo sui giovanissimi Luzzi e Carina. Forse tu hai lasciato completamente il calcio. Sì. Beh, non un'idea, magari con i bimbi, qualcosa, niente, no? Massimo, non lo vogliamo coinvolgere, no, ci vogliamo provare. Fortunato mi indichi, vuole vendichit. Bravo. Le altre cose ti vuole coinvolgere, ho capito. No, poi abbiamo la psicologa, l'odontoiatra, abbiamo in ogni caso l'osteopata, è una struttura, secondo me, segreteria, ufficio marketing e comunicazione. C'è una struttura, a mio modo di vedere, veramente rilevante, dove, a mio modo di vedere, la prima cosa su cui bisogna badare è l'organizzazione. A mio modo di vedere è una struttura in questo momento che è un pochino un fiore all'occhiello, e mi auguro che in ogni caso possa diventare un serbatoio per la Teramo Calcio. Insomma, quello è lo scopo principale. Io ho avuto un paio di colloqui con Gianluca Scacchioli, uno con Campitelli casualmente, gli ho detto che in ogni caso la struttura della Bonolis è una struttura che deve diventare della Teramo Calcio. Per me il più grosso desiderio è quello, che tutti i ragazzi vadano nella Teramo Calcio. Questa è una notizia, una bella notizia, insomma, cercare proprio di costruire una cantera. Deve, a mio modo di vedere, deve essere così, è la cosa più naturale che ci possa stare, perché in ogni caso i ragazzi di Teramo, io penso sempre che lo sfogo, il sogno debba essere quello di esordire nel Teramo e di giocare nel Teramo. Deve, in questo momento, secondo me, deve essere anche intelligente la Teramo Calcio nel cercare di trovare una formula corretta, cosa che per quanto mi riguarda proprio troveranno tappeti rossi di qualsiasi colore, perché sanno benissimo che in ogni caso da parte mia e di tutti i soci verso la Teramo Calcio c'è soltanto apertura e mai chiusura. Sanno, questa potrebbe essere una bella sinergia, insomma. No, ma deve esserci sinergia, ma se non ci sono queste sinergie, secondo me non ha senso né quello che facciamo noi né quello che fa la Teramo Calcio. Fermo restando, voglio dire che è tutto Teramo, quindi si chiama Scuola Calcio Bonolis Teramo, Teramo Calcio si chiama. Cioè la cosa comune è Teramo, cioè io la vedo in questo modo. Campitelli, in ogni caso, io ci ho parlato 2-3 mesi fa, incontrandolo casualmente, gli dissi che qualsiasi formula per me andava benissimo. Gianluca Scacchioli sa benissimo che possono proporre qualsiasi cosa, troveranno tappeti rossi di qualsiasi colore. Porte aperte al Teramo Calcio. Ma ci mancherebbe, il Teramo Calcio. L'anno scorso noi abbiamo dato un ragazzo a Pescara. Per me è stata la più grossa offesa personale, nel senso che a me fa piacere che se c'è un ragazzo bravo, logicamente noi abbiamo un'affiliazione con la Roma, e se c'è un prodotto straordinario è giusto che vada con la Roma, anche perché c'è un rapporto reale, non è il rapporto del marchietto come usano la maggior parte, è un rapporto reale. Vedo che spesso vengono qui a te, vengono spesso, noi andiamo a Roma, sì. C'è Luca Di Domenico, che è un nostro Roma, socio, sì, che è anche un osservatore per la Roma. Abbiamo dei ragazzetti, uno in ogni caso, un paio già sono stati addocchiati da loro. Quindi voglio dire, se c'è un prodotto straordinario è giusto che vada a fare un'esperienza straordinaria. Ma il resto dei prodotti buoni, che diventeranno ottimi, è giusto che in ogni caso, ma è giusto, se non fosse così, cioè non avrebbe senso chiamarsi Teramo, chiamerebbe Bonolis, cioè
No, Teramo, perché in ogni caso deve alimentare il Teramo, e il Teramo in ogni caso deve prendere tutto ciò che vuole, perché è giusto che lo prenda il Teramo. Cioè, non è giusto che lo prenda. Me l'anno scorso, quando questo ragazzo andò a Pescara, che mi ha fatto molto piacere per il ragazzo perché è andato in B, però da un lato mi è anche dispiaciuto che in ogni caso un ragazzo di Teramo vada a Pescara e non vada alla Teramo Calcio, quando in realtà la Teramo Calcio basta che viene e se lo prende. È semplicissimo quel discorso. Bel discorso questo, mi piace, speriamo che possa andare in porto questa bella collaborazione tra Teramo Calcio e Bonolis. Deve andare in porto. Martina, ci vogliamo fermare qualche secondo, così chiudiamo qui il discorso, l'ampio discorso dedicato questa sera al settore giovanile, ma era doveroso farlo ogni tanto. Io mi ero preso questo impegno anche con i telespettatori, perché in tanti mi avevano chiesto di parlare un po' di settore giovanile in biancorossi, lo rifaremo magari in futuro. Adesso però ci fermiamo qualche secondo. Sì, Martina. Torniamo fra poco con i vostri sms, andiamo in pubblicità. Forza Teramo, i più forti siete voi. Forza, forza Teramo, noi col tifo, voi col cuore. Continua intanto l'allegra trasmissione parallela, stiamo parlando di tutto, insomma, ancora di settore giovanile, ma non solo, insomma, è veramente amabile la compagnia stasera in studio. Allora andiamo con i messaggi, cominciamo a leggere i messaggi dei nostri telespettatori, ecco il primo. Sabato a Prato sembrava scavoli ammogliati, che tristezza. Dello squadrone che ci ha fatto sognare non c'è più nessuno, non solo i due tenori. I vecchi dello scorso anno sono fantasmi in mezzo al campo. Arcadia. Beh, questo è un pensiero un po' drastico, diciamo, da parte di Arcadia. Comunque rispettiamoci, anche una firma. Sempre Arcadia, secondo messaggio. Noi prendiamo due messaggi al massimo provenienti da ogni numero. Non so chi sarà il nuovo direttore sportivo, ma che possa venire al più presto. Speriamo sia finita l'epoca del facente funzione, perché io non so chi è stato, ma quello che ha preso le noci, Moreo, è forte, deve assolutamente andare via. Sempre il pensiero di Arcadia. Andiamo avanti con i messaggi di questa sera. Abbiamo toccato poco la gara di Prato, anche perché non è che abbia espresso tanto in affatto di gioco. Prato Teramo, la più brutta partita della storia del calcio. Per noi tifosi, uno strazio. Ed ancora qualche secondo. Celestino torna allo stadio, forza Teramo, Gianni. Non so se è un'affermazione oppure un auspicio, forse comunque un tifoso in più del Teramo pronto a tornare allo stadio. Complimenti a Vivarini per il premio, ma mi sa tanto di beffa per il Teramo. Questo è il pensiero di un telespettatore, ed ancora. Invece di criticare i ragazzi, mi sento di elogiarli. Non era facile giocare con un campo del genere. Difesa ottima, centrocampo buono. Attacco da rivedere, ma rientra Petrella. Beh, il dato positivo è sicuramente il rientro di Petrella, un giocatore in più importante per questa fase finale per il Teramo. Andiamo avanti. Strano che un mister venga premiato come migliore, strano che la squadra del miglior mister venga privata del titolo. Insomma, premiare un allenatore di una società che, secondo l'accusa, ha comprato e falsato un campionato. Qualcuno dovrebbe spiegare questa contraddizione, fermo restando che il campionato è stato vinto sul campo. Gabriele Sturba. Un saluto a Gabriele Sturba. Io riparto proprio da quest'ultima espressione: il campionato è stato vinto sul campo, al di là poi di quello che è successo nelle aule di tribunale o quello che è successo a Savona. Quindi sul campo Vivarini può essere considerato il miglior allenatore della categoria per la passata stagione. Come no, assolutamente. Non è una contraddizione questa. No. Quello poi... in campo ha avuto un corso, purtroppo poi c'è stato un altro corso, ahimè. Però in ogni caso il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore... Il gioco che ha fatto vedere il Teramo l'anno scorso. Sì, ma il lavoro, secondo me, visto, il lavoro fatto vedere in ogni caso dalla squadra e dall'allenatore e anche dalla società, perché dietro una squadra e un allenatore c'è sempre una società, in ogni caso è stato straordinario. Poi sono stati commessi degli errori, purtroppo, e sono stati pagati caramente. Però in ogni caso è un lavoro indiscutibile. Errori che non hanno nulla a che fare con l'operato di Vivarini, con quello che ha fatto. Quindi no, il campo non c'entra. È premiabile come migliore allenatore. Deve essere premiato, così come deve essere, a mio modo di vedere, premiata la squadra, così come è giusto che vengano premiati tutti. Insomma, l'anno scorso è stato fatto qualcosa di straordinario, di eccezionale. Andiamo al prossimo messaggio. Forza ragazzi, il 15-8-16 festeggiamo... 15 agosto. Festeggiamo Sua Eccellenza la Panocchia. Ed ancora. Ah, quella era per il Giuliano. Forse dici? Non sono riuscito a capirlo bene.
Sì, andiamo. All'Aquila oggi hanno ridato 7 punti in classifica. Se ho interpretato bene la decisione, è passata la teoria secondo cui Di Nicola da una certa data in poi non era più un tesserato rosso-blu. Se Di Nicola non era più tesserato, perché l'Aquila lo sospese nel momento in cui uscì tutta la storia del Dirty Soccer? Sospendere da cosa? Misteri del calcio. Beh, dovrebbe essere giusta l'interpretazione dei punti tolti all'Aquila. Poi io non so che tipo di dimissione abbia dato Di Nicola, se una semplice lettera oppure qualcosa di più, perché se ci sono delle dimissioni, per esempio, non vengono più pagati i contributi previdenziali, quindi se non ci sono stati più contributi previdenziali pagati per un tesserato fino a quel punto, significa che tu non stai più lavorando, per esempio. Io credo che delle giustificazioni aveva altri problemi, per quello insomma aveva dato la dimissione, perché in ogni caso c'erano già delle problematiche a livello federale diverse da dal caso che poi è nato successivamente. Certo. Quindi secondo me sono due cose completamente staccate, fermo restando che Di Nicola non era il direttore sportivo dell'Aquila, ma era un consulente. Era responsabile dell'area tecnica, esattamente, non perché il direttore esattamente, sportivo. Quindi non è responsabile dell'area tecnica e anche nel un discorso di frode la responsabilità è totalmente diversa se fosse stato un direttore sportivo. Certo. Perché in ogni caso il direttore sportivo ha degli obblighi totalmente, delle responsabilità totalmente diverse. Il caso di Giuseppe, per esempio. Sì, a livello federale, insomma, c'è un codice etico e quant'altro. E Di Nicola non ricopriva questo incarico. Di Nicola era un consulente tecnico, il direttore sportivo figurava Fabio Aureli, che in ogni caso ha il tesserino. Sì. Quindi è un pochino come la situazione insomma del Teramo quest'anno. Sì. Cioè, quindi Daniello ha il tesserino, però lo fa Scacchioli. Scacchioli, fermo restando logicamente che se vengono fatti in questo caso degli errori da parte di Scacchioli e se vengono fatti gli errori da parte di Daniello, sono due valutazioni totalmente diverse a livello federale, perché le responsabilità dal tesseramento, dal codice a cui devono sottostare i direttori sportivi e logicamente da una tutela anche contrattuale del direttore sportivo, certo, è totalmente diverso. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. Mamma mia, quanto è fitto questo messaggio. Complimenti per la trasmissione. Grazie, Simone Vincent. Grazie. Un saluto agli ospiti in studio, a Marco Pace, fuori classe della Vignetta. Forza 16 gradoni. E tornate presto. Io lo stadio è vuoto senza il vostro grido. Cento e lode agli irriducibili Teramosezza, che sostengono la squadra sempre, insieme ai 16 gradoni, affrontando trasferte impegnative. Bravi ragazzi, sempre con voi. Complimenti a Mister Vivarini per il meritato premio, sperando in futuri traguardi più ambiziosi con il Teramo Calcio. Per la prossima stagione, con inserimenti che sicuramente saranno inevitabili, la squadra potrà togliersi delle grandi soddisfazioni. Forza Magico Diavolo. Da Simone. Saluto quindi a Simone e Vincent. Io su questo messaggio vorrei coinvolgere Andrea Natali, perché lo abbiamo detto prima, per anni è stato un tifosissimo del Teramo in curva, proprio della curva, così come anche Massimo D'Aprile. E senza entrare nel merito della vicenda dei 16 gradoni di Teramozzezza eccetera, però insomma un'unità di tifo, una presenza, sì, in curva compatta è importante, vero? No, ma guarda, veramente quest'anno sono da ringraziare, ma come lo scorso anno, come sempre, ma quest'anno con tutte le vicissitudini. Voglio ricordare che i 16 gradoni si sono autosospesi, non si sono sciolti come qualcuno ha detto, ma si sono solo, sì, autosospesi in attesa di valutare eventualmente di ritornare allo stadio o meno. Intanto per ora si sono autosospesi. Certo. No, ma adesso io non faccio proprio distinzioni di gruppi, ma sono stati eccezionali tutti quanti, perché questi incitano la squadra dal primo all'ultimo, anche sotto la pioggia, anche in queste problematiche che ci sono state quest'anno. Veramente bravissimi, perché sempre numerosi, sempre anche fuori casa, una tifoseria che è veramente, per me è veramente eccezionale, ecco, per la categoria. Andiamo al prossimo messaggio. Buonasera a tutti. Ormai penso che il pensiero di tutti è che finisca al più presto questo campionato, nato male per ovvi motivi. Una cosa non mi trovo d'accordo sulla scelta del DS Fabio Luppo,
anche se lo ritengo una persona seria, ma il passato non si dimentica. Un saluto a Mattia e Lorenzo. Beh, è il secondo messaggio di questo tenore che arriva qui a Teleponte. Uno simile è arrivato firmato proprio con nome e cognome proprio nella trasmissione Game Over di ieri sera di Luigi Aurelio Pomante. Visto che si parla di passato che non si dimentica, non dobbiamo neanche dimenticarci che Fabio Lupo è stato un giocatore del Teramo Calcio, insomma, quindi anche questo fa parte del suo passato. E poi nei ruoli dirigenziali a me non piacciono, insomma, tanto queste discriminanti tra con chi sei stato e via dicendo, insomma, perché una cosa è il giocatore, la bandiera, ecco, per esempio un Pino Tortora allenatore di Giulianova io non ce l'avrei mai visto, come tutti i tifosi del Teramo, credo, no? Però un Lupo che da professionista nel suo passato è stato anche direttore sportivo del Giuliano, non vedo perché non possa venire a farlo a Teramo. Questo è un discorso in generale che vale un po' per tutti i possibili direttori sportivi del Teramo. Massimo D'Aprile, che ne pensa, insomma, di questo discorso? No, io penso che non conosco per quale motivo magari arrivano questi messaggi nei confronti di Lupo. È stato un ex giocatore del Teramo, non so se ci sono state delle cose, ecco, perché in passato. Forse la gente si ricorda più magari il recente passato come attività lavorativa successiva quando è stato giocatore che quando è stato calciatore. Io, guarda, quindi ha giocato anche a Teramo e io lo ricordo professionista fino in fondo. Guarda, io penso che nel calcio almeno noi forse, penso tutti e tre, nasciamo con un'idea un po' diversa del riconoscimento della maglia, dei colori e dell'eri. Io, per dire, quando andai via da Teramo mi chiamo carrozziere a Giulianova, ma non per Giulianova o per qualcosa. Io non andai neanche a parlare per rispetto della tifoseria, certo, del Teramo. La stessa cosa. La figura tua è anche un po' diversa, tu sei, sì, un teramano. La stessa cosa, stessa cosa è successa a Chieti. Cioè, secondo me, non lo so, cioè, ognuno vive le cose in modo diverso. Io, secondo me, ho rappresentato nel mio piccolo Teramo da giocatore, come l'hanno fatto loro, e da dirigente. E penso anche che uno, quando va a lavorare in qualsiasi veste, da giocatore o da dirigente, in ogni caso debba avere dei grandissimi stimoli. E secondo me, io non riesco a capire come una persona che ha amato una maglia possa dedicarsi a un'altra maglia. Cioè, per me sono cose che non riesco a concepire. Oggi invece il mondo del calcio è totalmente cambiato. Ma io lo posso capire, cioè, se uno è nato in quella città e poi va in un'altra città, questo che sicuramente, calcisticamente questo arriva. Questo però se uno per attività lavorativa, nell'ambito delle sue tappe lavorative, va a fare il suo lavoro su una piazza e poi dopo 10 anni si ritrova a fare in un'altra assolutamente, piazza rivale calcisticamente, io non vedo nulla di male. Io no, purtroppo no. Io la vedo in modo diverso. Secondo me... non lo so, cioè io, per dire, farei grossa fatica, non so spiegarlo, però a me è capitato anche da giocatore, l'anno che andai via da Modena, no? C'era la possibilità di andare, cioè io partiamo da un presupposto, la famiglia di origine mio padre sono tutti di Giulianova, mia mamma sono di Teramo, quindi ma tu sei teramano però. Io sono teramano, ferma. E il discorso però qual è? Che io sono cresciuto, forse ai tempi si inculcava il discorso della teramanità, di tante altre cose, fermo restando che io oggi, vedendo il Giulianova, mi dispiace da morire. Io ti faccio un esempio. Cioè io ad oggi tifo per il Giulianova in D, però nel senso che mi auguro che, certo, si salvi, mi auguro che il Giulianova faccia la Lega Pro. Però se allora, io dico, io potevo immaginare da giocatore, per dire, quando andai via da Modena mi chiamo il Giulianova, io a Giulianova non andai, con un contratto importante da un punto di vista economico e tornai al Teramo al minimo federale. Ma tu sei teramano, Lupo no. Non sto parlando, senza però fare io, paragoni, però se io gioco ad Alessandria, andiamo al nord, io ho giocato a Casale Monferrato, ho rappresentato una città, ho fatto il capitano, tutto quello che... Se a me l'anno dopo mi chiamava Alessandro, io ad Alessandro non sarei andato. Ma tanto noi adesso prendiamo Minguzzi e risolviamo il problema. Sto parlando di me, quindi sto dicendo io come vedo le cose, può darsi che le vedo in un modo assolutamente sbagliato. Però io in ogni caso la vedo in questo modo, da giocatore e da dirigente. Purtroppo sono fatto in questo modo, sicuramente sbagliato. È normale che sul Lupo, su Minguzzi andiamo su professionisti, certo, quindi diciamo che il sentimento esterni alle realtà, esattamente, il sentimento non viene messo nati. Cioè io quando facevo il direttore generale a Teramo non facevo il direttore generale con ambizione di fare il direttore generale a Pavia, io facevo il direttore generale con l'ambizione di fare il direttore generale a Teramo. Per me è finito Teramo, è finito il discorso, non è che ci sono state altre situazioni dove io ho voluto rinunciare, perché per me in ogni caso non era un lavoro, era lavoro abbinato a grande passione. Logicamente non ho voluto fare il professionista in quel settore, quindi il mio discorso è molto relativo. Chi invece fa il professionista è giusto che vada a Giulianova, a Teramo, a, certo, Pescara,
perché lo impone il discorso. Fare professionista quindi è una professione, lo dice la parola, comportandosi in una maniera corretta con tutti, come lui lo ha sempre fatto. Esatto, quindi lo dice logicamente, però capisce anche il tifoso. Il tifoso logicamente vive determinate cose, così come diciamo di Tortora, io lo vedo, non lo vedo a Giulianova, io dubito che tra Tortora e Giulianova ci sia stato. Non ce lo vedo, così in ogni caso penso che sia difficile in ogni caso per uno che ha vestito una maglia andare da una parte che assolutamente rimane. Io ti faccio un esempio di un ex compagno di squadra fortunato con le vecchio, Cappellacci. Cappellacci ha giocato a Teramo, ha giocato a Giulianova e poi ha allenato il Teramo. Quindi, insomma, se uno è professionista, io credo che. Allenò il Giulianova, dopo tornò a Teramo. Lo so. È caratteriale il discorso, non c'è una regola. È caratteriale, bravissimo. Io credo soprattutto come ti poni con la piazza e nei tuoi comportamenti. Se riesci a essere professionista, professionale, fino in fondo, nei rapporti con tutti, con la piazza dove ti trovi, anche con le altre piazze, senza fare uscite brutali come ha fatto anche qualche ex giocatore del Teramo, tipo il giorno della promozione l'anno scorso, se non ti comporti in quel modo, tu puoi stare sia qui che là, secondo me. Sì, questo è fare il professionista. A noi risulta difficile essere professionisti in questo contesto, dove il professionista è molto più avvantaggiato in tantissime cose rispetto magari a chi fa le cose con sentimento e tante volte fa delle cose che è giusto che le faccia Io perché c'è il sentimento. Chiedo una battuta anche a Andrea Natali, poi andiamo avanti con i messaggi che ne abbiamo ancora qualcuno. Andrea. Ah, riguardo Lupo, no, non vedo perché appunto debba essergli pregiudicata un posto da direttore sportivo a Teramo perché è stato a Giulianova un anno, tra l'altro, mi sembra. Sì. Io penso che questo non ha ragione di Lupo. No, io non parlo di Lupo, io parlavo in generale. Ma c'è un distinguo tra una persona nata in una città, quindi che è proprio fa parte nel suo DNA di quella città, con una persona invece che è un esterno e che professionalmente... Però vedi, Roberto è nato a Tortoreto. Sì. Ha fatto il settore giovanile col Teramo, sì. Ha giocato nel Teramo, è andato a giocare a Giulianova, ha allenato il Teramo e mi sembra abbia allenato anche il Giulianova. Sì, ha allenato anche il Giulianova. Esatto, quindi voglio dire, è un discorso di caratterialità e di come uno si sente di fare le cose. Non c'è una regola. Lupo invece secondo me è un discorso totalmente diverso perché parliamo di un professionista, di un ruolo dirigenziale, tra l'altro, che ha giocato a Teramo, ha potuto giocare anche a Giulianova, non so di dove sia, viene a Teramo a fare il professionista. Lì proprio si pesca. Quindi non c'è nulla di, secondo me, nella figura di Lupo come in quella di Minguzzi, cioè non sono profili che secondo me ad oggi vanno valutati per un anno a Teramo, per un anno a Giulianova, perché il calcio è cambiato, esatto. La verità è quella, esatto. Purtroppo il calcio è cambiato, quindi è giusto che sia così, capite? Infatti. È giusto. Andiamo avanti con i messaggi che già siamo in ritardo, dobbiamo accelerare. Non parlate di brutta partita con quel campo, forza ragazzi. Ed ancora? Complimenti al nostro grande mister per la panchina d'oro, meritata sul campo e ricordo, per chi l'avesse dimenticato, che con le sue scelte tattiche e i suoi cambi azzeccati, lo scorso anno abbiamo vinto molte partite, la Padula e Donnarumma a parte. Prossimo messaggio. A me non fa piacere la disparità di trattamento tra noi e l'Aquila, il fatto che la procura non sia stata appellata contro l'Aquila lascia molto a desiderare se pensiamo all'accanimento contro di noi fino al terzo grado a fronte di un parere positivo del CONI. È giustizia questa, caro Palazzi? Roberto. Questi i dubbi di Roberto Nepa che ci segue sempre. A proposito, mi hanno detto che abbiamo ricevuto alcuni messaggi con tanti simboli, un po' le emoticon dei cellulari, per intenderci, noi purtroppo non riusciamo a leggerli con il nostro sistema, quindi evitate di mettere simboli e via dicendo perché purtroppo non riusciamo a caricarli sui messaggi. Andiamo con il prossimo messaggio. È da quest'estate che mi pongo questa domanda, società penalizzate, dirigenti penalizzati, ma in campo ci sono i giocatori. Stranamente nessun giocatore fino ad ora deferito o condannato. Per favore spiegatemelo voi che io non ci sto a capire niente. Un saluto a tutti i presenti stasera. Club Biancorosso, Curva Est. Andiamo al prossimo messaggio. Ancora qualche secondo. Arrivano belle notizie da Cologna Nuova. Questo è un messaggio che ci può stare in questo momento, insomma, fa parte un po' della rivalità sportiva tra le due città, Schirne, Corna, Retar, Torna, e qui torniamo un po' a qualche vicenda estiva. Prossimo messaggio. Basta dire che il campo era impraticabile, ogni volta una scusa o altro, basta difendere l'indifendibile, una squadra mediocre senza attacco. Ancora qualche altro messaggio, poi ci fermiamo, che già siamo in ritardo.
Buonasera a tutti, sabato in quel campo non si poteva nemmeno camminare, pensate se si poteva giocare, comunque una difesa da confermare impenetrabile. Ora con il rientro di Cruciani e Petrella vedremo un grande Teramo, pregherò per gli attaccanti. Vai Teramo. Come si fa a giocare in un campo del genere? Io proporrei alla Lega l'agibilità dei campi prima dell'iscrizione nei campionati, nel rispetto del pensiero di tutti in merito allo striscione contro la presidenza. Ma se ne va il presidente, chi la prende la società? Avanti così, presidente Marco. Questo è il pensiero di Marco. Un saluto a Marco. Per d'aprile, a maggio-giugno ricominci al Teramo. Che farai? Ricominci al Teramo? A maggio-giugno, credo che sia una domanda, mi sembra interpretarla così. No. Nel senso che stai con la Bonolis. No, ma non è la Bonolis, io ti ribadisco, per me. Anzi, abbiamo avuto una bella notizia di questa grossa apertura al Teramo Calcio, una collaborazione molto stretta tra le due società. Ma io penso che non ce ne doveva essere, cioè è scontata come cosa, voglio dire. Per chi mi conosce è scontata, per chi è stupido non lo è. Quindi penso che sia una cosa alquanto normale e logica. Poi per quanto riguarda il Teramo, io... il mio percorso l'ho fatto, logicamente il mio futuro lo vedo sempre lì, nella Teramo Calcio, non lo vedo altrove. E questo ti fa onore. Sicuramente non ora. Andiamo al prossimo messaggio. Scandalo di Catanzaro, paga solo il Teramo. Scandalo dei treni, paga nessuno, perché il Catania era già retrocesso, senza compravendita di partite. Anzi, premiato il Brescia, la solita legge che non è uguale per tutti. Questo è il pensiero di un altro telespettatore. Complimenti all'Under 15 per il meraviglioso campionato che stanno disputando. Vedi lo 0-0 fatto ieri a Frosinone, seconda forza del campionato. I complimenti al mister Cervino per il lavoro che sta svolgendo. Andiamo avanti. Investiamo di più sul settore giovanile e sui ragazzi di casa nostra. Ed ancora ne abbiamo parlato questa sera un po' di settore giovanile. Belle le immagini del comunale con quella bellissima curva da brividi. Bene, fermiamoci qua con i messaggi perché veramente già abbiamo sforato di 3-4 minuti. Dobbiamo tra l'altro recuperare anche una fascia pubblicitaria, quindi Martina, fermiamoci qualche secondo, sì. Vero? Andiamo in pubblicità. Forza, forza, Teramo, i più forti siete voi. Forza, forza, Teramo, noi col tifo, voi col cuore. La consegna di Marco Pace, prego. Marco, la vignetta consegnata a Massimo, ecco, d'aprile. Grande Marco. Tra l'altro io ne vorrei approfittare in questo momento per fare gli auguri alla mamma di Marco Pace che ha compiuto 100 anni sabato, anzi Marco, venerdì, grazie. E ha festeggiato sabato, complimenti a... Grazie Marco, grazie. Facciamola vedere a favore di telecamera, così la faccio vedere anche ai nostri spettatori. Eccolo qui, Massimo d'aprile, eccolo qui, possiamo girare un pochettino, eccola qui la telecamera. Eccola qua, scuola calcio Bonolis, ci sono un po' di indicazioni, vediamo un po', via del Sacco che è la via dove è nato Massimo d'aprile e poi i nomi dei due figli, mi sembra, Edoardo e Lorenzo. Edoardo, sì. E Lorenzo. Grazie Marco, grazie di cuore. Come sempre preciso e impeccabile il nostro Marco Pace. Siamo proprio in conclusione, abbiamo già sforato di 5-6 minuti insomma, anche di più vedo dal countdown che abbiamo lì in video. Martina, vogliamo ricordare. Ringraziamo brevemente i nostri ospiti, Massimo d'aprile. Grazie a voi, grazie mille. Fortunato con le vecchio. Grazie. Andrea Natali. Grazie, buonasera. Il nostro Marco Pace. Io in conclusione una battuta la vorrei fare con Fortunato Collevecchio, perché ha da salutare un suo amico che presenterà una bella manifestazione tra qualche giorno, un tifoso tra l'altro lui, è vero? Grazie Andrea, io ci tengo perché è un grandissimo tifoso della Teramo Calcio. Niente, quest'estate così scherzando, così tra amici è nato un CD, tutto scritto da lui. Si chiama Nino, in arte Nanco, viene presentato giovedì nella sala plurifunzionale della provincia. Alle ore 17.30. E il ricavato, la metà, il 50% del ricavato va all'associazione di Veronesi. Per cui è bellissimo perché ha scritto veramente, è tutto opera con farina nel suo sacco. Sono 12 canzoni molto belle, per cui se...
e dopo è un grandissimo tifoso della Teramo Calcio. Questo è anche è un dato importante. Io vado con la sciarpa bianca. Questa è una cosa importante, insomma. Grazie a voi tutti, credo che sia stata una bella trasmissione questa, un po' particolare e diversa dalle altre. Mi è piaciuto parlare di settore giovanile con i protagonisti del settore giovanile del Teramo Calcio, perché questi qui presenti nei nostri studi sono tre ex giocatori del Teramo Calcio che insomma hanno vestito la gloriosa maglia del Teramo Calcio per tanti anni. Grazie a tutti voi, grazie a Marco Pace, grazie a Martina, grazie a Simone Diosani alla telecamera, Giancarlo Rapagnà in regia, Francesco Graduato che è stato agli SMS. Appuntamento rinviato di 7 giorni a lunedì prossimo. Arrivederci.